Con le elezioni del 13 e 14 aprile nel nostro paese è giunta a compimento una nuova forma di dittatura capitalistica che possiamo definire bipolare, fortemente voluta dai partiti di centrodestra e centrosinistra. Travolti dalla loro stessa politica antipopolare e anticomunista, i falsi partiti comunisti della rifondazione dei comunisti italiani sono rimasti fuori dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica. A causa della famigerata legge elettorale in vigore, che una volta anche l'ex PC revisionista e opportunista definiva legge truffa per il premio di maggioranza, mentre oggi ci sono pure vergognosi, antidemocratici e dittatoriali sbarramenti, milioni di italiani non sono rappresentati nel Parlamento. Gli ex eredi politici del famigerato partito fascista di Benito Mussolini prima e del Movimento Sociale Italiano dopo sono stati eletti ai vertici delle istituzioni borghesi del nostro paese, assieme alla rimanente destra politica e istituzionale di Forza Italia, Lega Nord e altri. Fini, l'ex presidente del Movimento Sociale Italiano, è stato eletto presidente della Camera, cioè alla seconda carica dello Stato. Dinanzi alla svolta politica, autoritaria e antidemocratica concretizzatasi in Italia, il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista chiama a raccolta la classe lavoratrice e l'intero popolo italiano affinché si avvii una forte e determinata opposizione sociale per creare un'autentica resistenza anticapitalistica lungo la strada della lotta di classe che dovrà condurre al socialismo per rivendicare l'immediato miglioramento delle attuali e difficili condizioni di vita delle masse lavoratrici e popolari. Sconcertante il pesante clima sociale che si vive in molte città italiane e in tante curve degli stadi a causa della presenza di branchi di giovinastri dalla cultura di destra e nazifascista che aggrediscono e picchiano loro coetanei. A Verona è stato pestato e ucciso da 5 giovanissimi nazifascisti Nicola Tommasoni. Scandalose sono state le affermazioni di Gianfranco Fini, secondo le quali l'omicidio di Verona sarebbe stato meno grave delle contestazioni avvenute alla Fiera del Libro di Torino contro la presenza di Israele, ospite d'onore nel 60° anniversario della sua fondazione. La destra italiana tenta invano di far credere che quello di Tommasoni non sia stato un omicidio politico. Gli amici di Nicola erano delle belve, dicono, ma tanti sostengono che si è trattato di un omicidio politico commesso in nome della violenza nazifascista e tanti cittadini affermano: a Verona c'è la caccia al diverso, viviamo nel terrore. A Marano è lotta popolare dura contro il tentativo del potere politico di aprire una dannosa megadiscarica dei rifiuti. Si susseguono quotidianamente cortei di forte protesta. Il Partito Comunista Italiano Marxista-Leninista solidarizza e sostiene la lotta del popolo di Marano contro l'apertura di una discarica che inquinerebbe la zona compromettendone lo sviluppo economico e sociale. Buonasera e benvenuti all'edizione del TGPC, il telegiornale settimanale di PCML TV di questa sera, giovedì 15 maggio 2008. Come anticipato nei titoli, dopo le elezioni del 13 e 14 aprile in Italia è giunta a compimento una nuova forma di dittatura borghese e capitalistica, che possiamo definire bipolare. Sulla deriva destra delle nostre istituzioni, alcuni minuti fa, Domenico Savio ci ha rilasciati delle dichiarazioni. Le ragioni della svolta politica di destra, ha detto Domenico Savio, autoritaria e antidemocratica, affermatasi in Italia col voto del 13 e 14 aprile scorso, sono da ricercare nella vergognosa trasformazione borghese e capitalistica dell'ex PC e nella nuova falsa sinistra comunista di rifondazione dei comunisti italiani, della sinistra critica e del Partito Comunista dei Lavoratori, che hanno ereditato e perseguito l'ultima scellerata politica revisionista, riformista e opportunista del PC, scomparso nel 1990. Oramai centrodestra, centrosinistra e falsa sinistra comunista da tempo sono accomunati nella scellerata gestione politica e istituzionale dell'infame sistema capitalistico italiano e nel sostenere la sua sopravvivenza. Il voto utile per Veltroni e Berlusconi e il voto del male minore dato alla falsa sinistra comunista era solo un tragico modo per indurre gli elettori a votare comunque per la gestione e la sopravvivenza del sistema
capitalistico, dove i padroni attraverso il loro Stato governano per sfruttare i propri dipendenti. Purtroppo, ha continuato Savia, la base operaia dell'ex PC e dei partiti suoi successori, opportunisti e rinnegatori, dai gruppi dirigenti non è stata trasmessa una coscienza di classe e rivoluzionaria, cioè marxista-leninista, e una consistente parte di questa base priva di ancoraggio di classe rivoluzionario è facilmente caduta nel qualunquismo e non ha avuto problemi nel continuare a votare il capitalistico, borghese, Partito Democratico, il centro e centrodestra e persino la Lega Nord. Il revisionismo ideologico e politico di Togliatti, Berlinguer e i loro seguaci di ieri e di oggi hanno lasciato solo macerie di quella che fu la ragione rivoluzionaria della fondazione del PCD nel 1921 a Livorno. Ora i coerenti marxisti-leninisti e l'avanguardia cosciente della classe lavoratrice italiana hanno dinanzi a loro un compito arduo ma indispensabile, cioè quello di contribuire a liberare la sinistra politica e sindacale italiana di tutti gli infiltrati, traditori e rinnegatori della causa rivoluzionaria per il socialismo. Col voto bisogna buttare fuori dalle istituzioni l'intera falsa sinistra comunista, oltre che allontanarla dalla lotta sociale, perché essa inquina e allontana dalla coscienza di classe i lavoratori. La svolta non può essere che quella della costruzione della prospettiva della rivoluzione socialista e della costruzione della società socialista nel nostro paese, e la via vittoriosa da percorrere è solo quella della crescita dell'unico partito di classe rivoluzionario oggi esistente in Italia, cioè il Partito Comunista Italiano marxista-leninista, ovvero il partito della rivoluzione e del socialismo. Lavoratori d'Italia, conclude con questo appello Domenico Savio, non sprecate ulteriormente le vostre energie correndo dietro i traditori e rinnegatori della causa comunista, entrate a militare e combattere nel PCML, nel partito di Marx, Engels, Lenin e Stalin. Cambiamo argomento. Sconcertante e pesante clima sociale che si vive in molte città italiane, in tante curve degli stadi, a causa della presenza di branchi di giovinastri dalla cultura di destra che aggrediscono e picchiano loro coetanei. A Verona, pestato e ucciso da 5 giovanissimi neonazisti, Nicola Tommasoli, solo perché ha rifiutato di offrire una sigaretta ai suoi brutali aggressori. Sconcertanti al riguardo sono state le affermazioni del neopresidente della Camera dei Deputati Gianfranco Fini, secondo cui l'omicidio di Verona sarebbe meno grave delle contestazioni avvenute alla Fiera del Libro di Torino contro la presenza di Israele, mentre la destra italiana tenta invano di far credere che quello di Tommasoli non sia stato un omicidio politico. Sembrerebbe che alcuni dei 5 componenti del branco neonazista farebbero parte o avrebbero fatto parte di un gruppo di giovani di estrema destra, molto dei quali ultra del Verona, una delle tifoserie considerate a più alto rischio in Italia, il cui obiettivo era la caccia al diverso. Nell'indagine chiusa un anno fa dalla Digos di Milano, che ha portato alla denuncia di 17 ragazzi tra i 17 e i 25 anni, è infatti emerso che le vittime della banda non erano solo extracomunitari, ma tutti coloro che in qualche modo venivano visti come non omologabili con le loro idee. Nel corso delle perquisizioni effettuate un anno fa nelle abitazioni degli indagati, la polizia trovò cinghie e manganelli telescopici, ma anche cassette video e DVD che contenevano immagini di pestaggi e documenti e materiali del fronte Veneto Skinheads. Gli amici di Nicola, ancora scioccati per quanto accaduto al loro caro amico, col quale hanno condiviso i minuti della brutale aggressione, hanno dichiarato: erano delle belve, ci hanno aggrediti con inaudita violenta. Intanto nella città di Giulietta e Romeo sono tanti giovani che confermano: a Verona c'è la caccia al diverso, al comunista, al gay, all'extracomunitario, e viviamo nel terrore. Negli ultimi tempi sono state tante le aggressioni verificate e solo per puro caso non sono finite in tragedia come quella avvenuta il 1° maggio. Naturalmente all'affranta ed inconsolabile famiglia Tommasoli vanno le più sentite e fraterne condoglianze della redazione del GPC, di PCML TV e del Partito Comunista Italiano marxista-leninista. Continua instancabile la giusta lotta dell'intero popolo di Marano di Napoli contro l'assurda volontà da parte del potere politico di volere aprire a Chiaiano una dannosa megadiscarica per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.